policy innanzitutto, come si fa una policy e anche quali sono le tecniche per gestire un gruppo di lavoro. Stiamo partendo con un altro gruppo di scuole che si sono iscritte nel corso alla fine dell'anno scolastico passato, con le quali ripartiremo accompagnandole per la creazione del profilo di salute. Allora, cosa diavolo è questa benedetta policy? Perché in realtà noi la chiamiamo in un altro modo, noi lo chiamiamo piano di miglioramento. Una policy non è nient'altro che sulla base del profilo di salute, chi siamo, cosa facciamo, fotografiamoci, vediamo quali sono però le nostre esigenze, andare a progettare un piano di salute e di miglioramento generale. Anche qui apro una parentesi, salute non vuol dire solo, come è già stato spiegato, il movimento, non vuol dire solo, che so io, seguire il bambino diabetico facendo la formazione, vuol dire far stare bene tutti coloro che ruotano nella o attorno alla scuola. Quindi comprende anche il personale ATA, il personale di collaboratori scolastici, il personale di segreteria, non comprende la preside perché non c'è nessuna azione per la preside che sta regolarmente male, comprende i genitori, perché bisogna attuare una serie di strategie per far sì che il genitore, quando viene a scuola, non si senta, tra virgolette, respinto, e soprattutto il benessere dei bambini, benessere globale, quindi tutte le azioni che possono per esempio migliorare la loro attenzione, migliorare il loro modo di stare a scuola, dall'alimentazione alla famosa active school di cui vi parlerò dopo, fanno parte proprio globalmente di questo profilo di salute. Avere sempre sotto mano la situazione chiara di elenchi di bambini con BES, DSA, bisogni educativi speciali, oppure i famosi ragazzini che hanno problemi sociali, no? Incontrarsi con le chiamare i referenti dei BES, dei bisogni educativi sociali, che vengano con me, ma altre imprese non lo fanno, ma va benissimo, e incontrarsi regolarmente almeno due volte l'anno con gli assistenti sociali di riferimento, in cui ci si scambiano informazioni. Sono tutte piccole cose che fanno proprio parte del far star bene i bambini. Siamo arrivati quindi alla creazione di questa policy, che è un certo numero di azioni prioritarie da migliorare, e poi ci siamo detti: come diavolo facciamo a realizzarle? Perché se noi partiamo su due strade diverse, uno è il piano di miglioramento della scuola, l'altro è la policy di SCE, alla fine facciamo poco e male. Quindi abbiamo unito le due cose, abbiamo cambiato il nostro PDM annuale, abbiamo magari tolto alcune cose che erano meno urgenti, abbiamo inserito due obiettivi di SCE per il miglioramento della salute, tra virgolette, del benessere, li abbiamo inseriti nel piano di miglioramento.